L'Unione Europea è anziana, le sue basi sono state gettate più di 60 anni fa. Cambiano i politici, cambiano i partiti, ma l'idea di comunità unica rimane. Alle prossime elezioni sono molti nuovi volti che per passione sperano di entrare in Parlamento. E scorrendo la lista dei candidati, tra i più giovani c'è anche lei, Cristina di Anabargo, 25 anni, italiana di Romania e tanta voglia di agire. Ho deciso di candidarmi perché voglio reagire alla sfiducia che provo nei confronti della politica. In particolare faccio fatica a riconoscermi nel gioco delle polarizzazioni. E infatti non si è candidata con i partiti tradizionali, che spesso litigano su tutto. Bargo non vuole la contrapposizione a ogni costo. Vorrei che la politica fosse una ricerca dei bisogni che ci accomunano, come esseri umani, e non una caccia al nemico di turno. Io forse non ho la soluzione, però sento il desiderio di portare una comunicazione non violenta e più ecologica, e dare così spazio a una democrazia più profonda. E quale miglior posto dell'Europa, simbolo forse un po' dimenticato di unione tra i popoli? Spesso in Italia si sente parlare dell'Unione Europea come qualcosa di lontano dai cittadini, nonostante abbia un impatto diretto sulle nostre vite, a partire dalle questioni sulla sicurezza alimentare o l'agricoltura. Ma il vero tema degli ultimi mesi è l'avanzata dei sovranisti, che puntano a limitare i poteri dell'Europa sugli stati. Più una minaccia o un'occasione? Forse entrambe. E mi auguro che diventi in qualche modo uno stimolo per cambiare l'Unione Europea in una direzione più solidale.